Una giornata organizzata in collaborazione con il Comune. Beh sì, noi l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di andare a ripulire quelle zone che ahimè sono un pochino più degradate a causa della maleducazione dei cittadini, ma anche di fare un'educazione nei confronti dei, speriamo che siano presenti in tanti, più giovani cittadini, perché è importante far capire alle giovani generazioni che il nostro ambiente, le nostre città vanno rispettate. Là dove non c'è questo rispetto, oggi, come abbiamo fatto già negli anni scorsi e come faremo ancora, andiamo a ripulirle per dare una parvenza, una città più pulita a tutti i cittadini, a tutti coloro che la vivono quotidianamente. Speriamo che il messaggio passi e che d'ora in avanti la città sia più pulita. Vi suddividerete in gruppi? Quali sono le aree, le zone che verranno ripulite? Ma senza dubbio ci suddivideremo in gruppi, partiremo dalle frazioni, come diceva prima il sindaco, valutando le criticità. Le criticità abbiamo fatto dei sopralluoghi in questi ultimi giorni. Devo dire che la maleducazione c'è, però qualcosina in meno degli altri anni. Consentitemi, un po' di lavoro si vede fatto, perché l'altro anno ricordo parecchi camion di immondizia, quest'anno sicuramente ce n'è qualcuno in meno. Pertanto messaggio positivo quello fatto dagli anni scorsi, quest'anno direi ancora maggiormente, perché come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, sono neanche le 9 del mattino e abbiamo già un numero importante di adesione. Ci divideremo in gruppo in base a quanti arriveremo. Io penso che entro la fine della giornata il risultato sarà comunque eccellente. Voglio fare un ringraziamento particolare oltre a tutti i cittadini, voglio ringraziare l'ambito territoriale Caccia nella persona del suo commissario, che si è adoperato in modo importante per questa manifestazione. Direi che il loro apporto sarà sicuramente determinante, come lo è stato l'anno scorso. Un'altra giornata ecologica organizzata qui a Rivarolo? Sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo messo in piedi questa iniziativa che propedeutica alla collettività, nel comune a noi molto vicino per quanto riguarda queste iniziative, e permettetemi di ringraziarvi di essere qui, perché che date visibilità a delle cose che servono per tutti. A questa giornata possono partecipare tutti i cittadini? Assolutamente sì, ci siamo organizzati e abbiamo cercato di coinvolgere la cittadinanza, però con come capofila il gruppo dei cacciatori, che per il secondo anno consecutivo si fa carico comunque della tutela e della gestione del territorio dove loro vanno a caccia, per un territorio fruibile a tutti e probabilmente poco tutelato dalle persone in genere. Vi dividete a gruppi, come procederete? Noi abbiamo identificato delle aree con l'ufficio tecnico del comune dove abbiamo visto in particolare dove c'è tanta purtroppo immondizia, e faremo dei gruppi che andranno itineranti sul territorio con mezzi e naturalmente con le loro braccia a ripulire il territorio da carte, lattine, c'è veramente di tutto. Io vorrei ringraziare in particolar modo l'amministrazione comunale, che ha fortemente voluto insieme a me questa iniziativa, ci ha aiutato con l'ufficio tecnico, abbiamo fatto tutti i protocolli assicurativi per la cittadinanza, e questo è sinonimo comunque di collaborazione e di avere a cuore il proprio territorio. Ringraziamo anche la Tecnoservice che ci ha messo a disposizione comunque i loro mezzi per poterlo fare, perché comunque ci vanno sicuramente delle strutture, e speriamo che questo sia il proseguo di una collaborazione fattiva sul territorio da parte nostra in primis, perché comunque i cacciatori sono veramente collaborativi e fautori di queste cose, e con l'amministrazione comunale che comunque non si è tirata indietro in quello che noi abbiamo proposto.